Eccoci in diretta, siamo in diretta con Don Mantelli, Mago Sales, perché stasera parliamo di magia. Noi ci siamo già visti, abbiamo parlato di Giovanni Paolo II, a parte che nella copertina del nostro incontro c'è un altro Papa, perché anche con Papa Francesco c'è stato l'incontro. Sì, due volte. E anche Papa Francesco ha regalato una bacchetta. Sì, bacchetta e cappello. Bacchetta che... rigorosamente bianco, un bel cilindro che si è messo in testa. L'abbiamo visto nella foto, sì. L'abbiamo visto nella schermata iniziale. Ed era carino, mi pareva molto divertito anche. Era molto divertito. Allora, intanto che abbiamo parlato, noi ci siamo già visti, abbiamo parlato di papi, però voglio farle vedere delle immagini che io ho ritrovato, perché non solo papi nei suoi viaggi, poi vedremo un po' di foto dei suoi viaggi. Questa, le dico una data, lei saprà già tutto. Sì. Mi pare fosse il 2006. Sì. Mi pare. Questo. No, è prima. Prima, 96. Lei è morta nel 96. 97, sì, mi pare. Era l'anno prima, il 95. Certo. E qui ve lo faccio dopo quel gioco lì, così lo potete vedere. Sì, questo è tutta una vicenda, una storia bellissima, perché di qui è nato un sogno e una grande avventura. Sì. Ma come l'ha presa Madre Teresa di Calcutta il suo spettacolo? Si è divertita come una bimba, veramente. Sì, e questa è la cosa più bella. La vediamo sorridere. Era insieme a tutte le sue suore, nel cortiletto, la casa madre. Certo, la vediamo qui. E questo è una delle immagini più belle, l'ho voluta mettere subito, perché i papi, sì, però... diciamo che lei è diventato prima mago o prima... Ci è arrivata prima la vocazione da mago o quella da sacerdote? Allora io dico che la vocazione è una sola, l'altra è una professione. Allora è arrivata prima la professione, il mago. Da piccolino mi piaceva enormemente fare questo, ero molto molto timido, ecco. E il fatto di fare teatro... Soprattutto poi magari dire delle bugie, no? Perché il trucco e l'inganno mi riusciva bene. Un amico di famiglia, chiamava Francesco, faceva il taxista, suonava, componeva poesie, un tipo molto estroso. Mi ha insegnato a fare i primi giochi di magia. Io allora avevo 12 anni, sì, 12, 13 anni, ecco. Ero nel periodo dell'adolescenza, il periodo delle crisi. Per cui, poi però, cos'è successo? Che non avevo il pubblico, come tutti, sai, imparate a fare le cose e poi a chi li fai vedere, alla famiglia, agli amici. Mi ricordo che avevo fatto uno spettacolo a Villalfocchiardo. Avevo messo tutte le tende in una stalla, avevo proprio addobbato, messo i manifesti. Abbiamo aperto lo spettacolo, avevo soltanto mia cugina e mia sorella. Basta. Tutto lì. Lei è cuneese, Villalfocchiardo era proprio lì vicino. Sì, si andava d'estate. Sì. Poi, certo. Ecco, poi venendo la vocazione ho avuto la grande fortuna di avere il pubblico. Le scuole, gli oratori, fai uno spettacolo una volta e ti chiamano a seguire, un passaparola è stato. Non so quanti spettacoli ho fatto. Guarda. Allora, io le faccio vedere un'altra foto che per lei è sicuramente significativa. È ovvio che questa è più moderna, ma le ricorderà qualcosa?
Ah, ecco. Arturo, che è un canavesano, Arturo Bracchetti, è un nostro conterraneo. Come è venuto l'incontro con Arturo Bracchetti? Perché poi c'è un aneddoto, lei ha anche un gioco Arturo. Sì. Allora, è avvenuto per caso, come tante cose succedono così, no? Quasi piovuto dal cielo. Era il 72. Io studiavo teologia a Napoli, erano gli anni finali, ed estate ci mandavano in colonie per organizzare i centri estivi. E la colonia era Gressoney. E tra i tanti ragazzi che venivano lì per farsi prete, c'era anche Arturo, il suo nome è Renzo. Tant'è che la mamma ogni tanto lo chiama ancora Renzino. Arturo era il nome del nonno, nome d'arte. E allora questo ragazzino, no, molto timido, ha visto fare i primi giochi di prestigio da me, lo facevamo tutte le sere, dovevamo tenere occupato. Allora era insieme a Don Bruno Ferrero, famoso, conosciuto per le sue storie. E organizzavamo tante cose in questi centri estivi. Si è appassionato e mi ha chiesto: posso fare anch'io dei giochi? Certo, no? E gli ho insegnato un primo gioco di magia, alcuni. Nel mese siamo andati a fare lo spettacolo dal barone Pecos, mi ricordo, Gressoney, che era padrone di tutta la vallata. E teneva una colonia in una bella casa, uno chalet a Gressoney Saint-Jean, dove c'erano i figli degli attori famosi. Certo. Bambini da tutte le parti in quella casa. Abbiamo fatto lo spettacolo su un ping pong, mi ricordo. Purtroppo non ho foto. Però il primo gioco che lui ha fatto l'ho ritrovato e adesso l'ho messo qui nel museo, vicino al suo costume che mi ha regalato, il costume da scena, il primo che ha usato al Paradis Latin, al Piccadilly a Londra. E qui in Italia, nella trasmissione con Lionello Paradise. Sì, peraltro lui arrivava lì in cerca di una vocazione che non era quella di fare il trasformista. Lei le ha dato un'altra vocazione, non si è mai pentito di aver... No, ha detto delle cose, perché io mi ricordo, lui poi si è confidato, perché poi ci siamo ancora seguiti, anche se ero a Napoli, è stato presente alla mia prima messa nel 73 ed era ancora sempre in seminario, e però aveva questo grande sogno da realizzare, per cui gli ho detto: guarda, l'importante nella vita è seguire una vocazione, il tuo sogno è quello di far meravigliare, segui questa vocazione e sicuramente renderai felice te e tante altre persone. E così è stato, mi se lo ricorda questo. Sì. Sì, lo so perché lo ripete in molte interviste, io l'ho ritrovato in molte interviste, questo che dice Arturo Bracchetti di quei giorni lì. Un conto però, intanto io ho un messaggio, adesso stavo guardando un ragazzo che mi dice: ma è facile far ridere i bambini? È più facile far ridere i bambini che i grandi, ecco. Sì. Far ridere gli intelligenti è anche facile, io così i cretini è una cosa difficilissima, cioè quelle persone che pensano di avere tutto e di essere arrivati, a me non la si dà. La magia è una gag. Il bambino è proprio nell'ambito stretto della magia. Per cui al di là di fare meravigliare, si tratta di far divertire, una gag, no, una trovata, un passo ridicolo, no, una certo. Smorfia, tutto quanto serve. Io questo l'ho sperimentato nel mondo. Tutti certo. i bambini sono dei grandissimi attori, certo. Capaci di interpretare, ecco, per loro tutte le cose sono quello che uno vuole. Vivono certo. In questo mondo fantastico, ecco. E dopo la società li blocca un po', perché dice: questa è una scatola,
Per il bimbo no, questo può essere un teatro, può essere un treno, può essere una macchina, può essere una casa. La fantasia è infinita nei bambini. Certo, il difficile forse è riuscire a far capire loro che non devono perdere questa intelligenza e questo entusiasmo, perché poi crescendo lo perdono un po'. Lo perdono, ma lo recuperano, ecco, questo è anche quello che io dico magari alle mamme nell'adolescenza, che dicono, ma io mio figlio non lo conosco più, non so. Gesù ci dice aspettate. La parabola del fico, dell'albero secco che va seminato, piantato, poi porta frutti. Certo. La pazienza di Dio deve essere anche la nostra pazienza di aspettare. Certo. Lei ha fatto il giro del mondo più volte. Io adesso qua ho un po' di immagini. Mi ricordo tutti questi passeresti posti qua. Ci sono delle immagini bellissime. Scooterin. In campo profugo, quando c'era la guerra. Certo. Kosovo, sì. Poi abbiamo altre foto, beh, qui in Africa. Era con gli indios, Yanomami, nel Brasile, al confine col Venezuela. Poi ho anche uno spettacolo che ha fatto, credo, in Sud America. In India. Quindi sì, davvero sì. C'è tutto il mondo. Peraltro, adesso non so se le ho qui, ma credo di sì, delle foto particolari. Adesso anche qui, questa è molto bella. Qui è importante perché è una bellissima foto. Qui ero in Somalia, pensi, no? In Sudafrica. Poi Sudafrica, Somalia, Sudafrica. È stata una cosa tremenda, ma nello stesso tempo con una consolazione molto grande, ecco. Qui era Cambogia, ecco. Ecco, questo mi ha stupito particolarmente. Il monastero. Qui l'incontro di un salesiano con i monaci buddisti. E c'è tutto, adesso sto scrivendo un libro sulla vita dei bambini, no? E ho la vita di un bambino in Birmania, che è stupendo, un piccolo monaco, un novizio. Mi ha raccontato la sua esperienza, io li sto scrivendo. Sono di vita straordinari, guardi qua. Sì, infatti vedo delle cose e questo mi ha stupito perché C'è una cosa importante per l'Asia, soprattutto per la Thailandia, la Cambogia, mai toccare un bimbo sulla testa. Me l'hanno subito detto, perché per loro la testa è una cosa di grande rispetto. Vede che qui io tocco uno che non ha il saio arancione. Certo. Vai toccare un monaco, ecco. Certo, questo è importante. Infatti io mi stavo chiedendo questo. Lei si è confrontato anche con culture che con la magia hanno a che fare in modo molto pesante. Portare la sua magia in quei paesi lì non deve essere facile. Ma coi bambini, ecco, qui era in Asia, in Vietnam, ecco. Ecco, qui a Macao, quando era ancora portoghese, qui. Sì. Leggere le scritte cinesi sotto Mago Sales scritto in cinese, anche questo fa una certa impressione. La mia vita è stata stupenda, guarda. Io penso di aver avuto un grande regalo da chi mi ha insegnato i giochi e dalla vocazione che ho avuto come dono. Sì, qui era in Nepal, certo. Qui in Sudafrica, sì. Sì, c'è tutto il mondo, sì. non manca assolutamente niente. Poi c'erano anche una grande stipendio. Era il nord della Thailandia. Io avevo 3.500 bambini, una scuola salesiana delle suore. Ho fatto 5 spettacoli quel giorno, penso che erano 20.000 in una scuola qua. Mamma mia, si vede che è una folla immensa. Facevo questo personaggio, ce l'ho ancora come costume, l'ho messo un po' attaccato a un manichino, lo chiamavo il Mago Merluzzo.
Era il cugino siciliano del Mago Merlino, no? C'era tutta una storia, una leggenda. Poi ho ucciso dei nastri in inglese, perché l'inglese lo parlano un po' in tutto il mondo, noi in certo. Italia molto meno, purtroppo. Certo. E beh, questa è bellissima, sì, vediamo. Qui da fare invidia a... Infine, pensi che questo qui è un campo in cui recuperavano i tossicodipendenti, penso. Mamma mia. Dietro Manila, sì. Era... Sì, quindi... c'era Capelli, ecco, Don Capelli, ecco, bravissimo salesiano, che adesso è nelle isole Fiji. Qui ci sono delle folle oceaniche, per far vedere, e poi ci sono, ecco, qui... Questo è il Vietnam, ecco, qui guardi quanta gente, pensi che c'era in Vietnam una legge che proibiva di radunarsi se non al di là di 10 persone, guardi qui quanti sono. Infatti. Sono arrivati quelli del governo, che loro sapevano tutto, non gli scappava mica niente. Cosa fate? Dico, ci stiamo divertendo. Si sono divertiti anche loro, però il giorno dopo siamo andati via 200 chilometri dopo da non creare problemi. Certo, allora però basta poco una gag, io facevo uscire fuori un serpente di gomma, no? Bastava quello per divertire, ecco, sì. Ma beh, perché c'era anche la voglia magari di divertirsi, c'era il bisogno di farlo. Sì. Per terra e per strada si lavorava, mettevo una corda perché non passassero oltre, ecco perché... Sì. Quello era il palco, la corda, sì, ecco. La corda era il limite del palco. Qui passiamo dalle folle oceaniche ai piccoli gruppi. Era piccolo, erano gli Indos Yanomami, dopo una giornata di barca, qui non arrivava nemmeno l'elicottero, l'aereo, era foresta amazzonica, sì. Quindi... Qui invece è la terra del fuoco, salesiani, Ushuaia, che è la terra più a sud del mondo. Tant'è che c'è una scritta che dicono fine del mondo come il sao della vita. La frase che ha preso Papa Francesco, mi avete chiamata dalla fine del mondo. Certo. In effetti è così, Certo. Dove è partito Che Guevara, la strada 10 con la moto sulle Ande. Sono posti di leggenda, ecco, sì. Sì, ci sono uno non riesce a rendersi conto, se non vedendo queste fotografie, di che cosa vuol dire questo messaggio, che è un messaggio di evangelizzazione, poi se vogliamo. Certo, no, perché... Io mi ricordo quello che mi ha detto Dominique Lapierre, no? L'ho incontrato un po' di volte, mi ha detto far sorridere nella sofferenza è come in un certo senso già guarirla. Certo. E ho creato un'associazione che si chiama Magiciens Sans Frontières, perché anche i maghi portano solo un messaggio, ma anche una condizione di star bene. Nel riso uno riesce anche a stare un po' meglio. Sì. Certo, sicuramente sì, e anche questa è una missione. Chiede qua, sto guardando perché cominciano ad arrivarmi delle domande dei ragazzi. Sì. Un ragazzo mi chiede, non le è mai successo che non rida nessuno? Sì, purtroppo. E cosa si fa in quei casi? No, quando penso a quell'episodio lì, sì, era la Cambogia. Aia. Subito dopo la liberazione, chiamiamola così, da Pol Pot, tremendo, tremendo. Quello che non ha fatto quell'uomo, quasi. E dai, non ridire. Io un po' l'ho scritto sulla mia biografia. La mia biografia, ecco, è questa qua. Ecco, il rischio di essere felici. Allora descrivo un po' quella. Io ho fatto questo spettacolo in un paesino, in un villaggio, perché allora non arrivavano ancora nella città. Lui l'aveva svuotato completamente la città, 1,5 milioni di abitanti in un
in una settimana, ecco, proprio li ha divisi nei campi, uomini da una parte e donne dall'altra. E una tortura continua, quindi pensi un po', ecco, si viveva col terrore. E quindi, ecco, io ho provato e avevano ancora questa angoscia dentro. C'erano dei silos pieni di teschi, guarda, lui ne ammazzò 1,5 milioni di persone. Una cosa tremenda. E quando si arriva lì e ci si accorge che la gente non ride, che i ragazzi non ridono... Continui lo stesso, no? Perché poi certo. Loro si devono accorgere che tu non sei lì per far soffrire, ecco. Però c'è dentro questo entroterra, è difficile. Lì e poi l'altro anche... con gli ex bambini soldato nel Nord Uganda, soprattutto le ragazze avevano quello sguardo perso proprio, ecco. No, parlavano, ma loro era, e lì le vicende me l'hanno raccontate, tremendo, io non so, cose proprio inimmaginabili a questo pazzo di Coni che aveva creato l'esercito del Signore. Andava nei villaggi, ammazzava gli adulti, prendeva i bambini e tremendo, gli dava un bastone, un macete, dice quello è tuo amico, ammazzalo. Certo. Quindi, l'ho sentito dire, poi gliel'hanno fatto cucinare. Mamma mia. Quindi non possono ridere bambini che hanno vissuto questo. Il brutto è forse rendersi conto che non è che uno non sa ridere, è che loro non sanno più ridere. Comunque si continua lo stesso, certo. Perché il domani è sempre un sole di speranza. Guarda. E certo. I bambini sono quelli che possono portare questo segnale. Sì, ecco. Certo. Forse in quel momento non hanno riso, ma forse qualcosa gli è rimasto. No, ma è restato, guardi, una cosa molto bella in Somalia, no? Che è l'unico paese in cui non mi hanno timbrato il passaporto perché è senza governo, è un paese di nessuno. E un medico, dopo lo spettacolo che ho fatto nell'orfanatrofio, c'è un orfanatrofio del SOS, un'organizzazione austriaca, è venuto da me, parlava italiano, perché lui aveva studiato dai fratelli a Mogadiscio, e mi dice, guarda, tu non sai quello che mi hai dato. In quest'ora di spettacolo io ho dimenticato tutti gli orrori di 50 anni della mia vita. Sono riuscito di nuovo a sorridere. Per me è stato, ecco... Ma nemmeno certo. Un cachet di Giovanotti o di che altri può darti una consolazione così. Certo. La mia vita è stata veramente fortunata, senz'altro. A tutti gli ancora adesso lo è. Certo. È stata fortunata anche per tutte le persone che l'hanno incontrata, perché lei ha girato un paio di volte il mondo e quando avrà visto centinaia di migliaia di giovani di tutte le etnie. Li ho tutti lì, certo. Un giornalista mi ha detto, era dell'Avvenire, Beretta si chiama questo, era il 72 giù di lì, ecco, e mi disse, guarda, tu sei fortunato perché hai fatto sorridere un bambino. Io quel primo bambino che ho fatto sorridere non me lo ricordo. Però mi ricordo tutti gli altri bambini che io ho fatto sorridere, ecco, no? E me li rivedo tutto come una moviola al contrario, rivedo quelle innumerevoli schiere di bambini, dalle fredde Ande boliviane, alle calde favelas brasiliane, dai poveri villaggi africani della Nigeria, del Kenya, del Madagascar, alle ridenti isole delle Filippine e della Polinesia. Ricordo... Io leggo qui le mie pagine di memoria. Certo. Ricordo i tanti Ciripero di Santo Domingo, o i troppi Boys Town, i ragazzi di strada di Mumbai, gli impavidi selvaggi della foresta amazzonica, i timidi esquimesi dei ghiacci dell'Antartide, o le bimbe arabe dei desolati deserti della Somalia. Rivedo con nostalgia i piccoli mulatti delle assolate terre messicane al confine con gli Stati Uniti,
ho ancora i bambini dell'arida striscia di Gaza in Palestina, o i ragazzi del post terremoto di Haiti, isola presto dimenticata anche dalle troppe organizzazioni non governative. Per regalare un sorriso ho varcato i confini del mondo. Ho sofferto tra le tragedie di guerre dimenticate tra i ragazzi del nord Uganda e dai lavori forzati di migliaia di bambini cambogiani nelle fabbriche di pattoni di Battambang. Ho condiviso gioie e dolore con i ragazzi di strada. A tutti questi bambini del mondo ho regalato un sorriso e a tutti questi simpatici mocciosetti ho ricevuto altrettanti e ben più generosi sorrisi che hanno reso la mia vita inappagabile e gioiosa all'inverosimile. È molto bello. Se dovessi augurare qualcosa a un ragazzo, augurerei la mia vita. Beh, è stata una vita fortunata, ma è stata una vita in cui lei ha dato molto e probabilmente ha ricevuto molto anche. Sì, senza, io ancora adesso, ecco, no? Qualcuno non si stupisce quando fa questi spettacoli che lei sia anche un sacerdote? Mi sono successi sì, anche un po' di critiche, poche. C'è sempre, ma è opera del demonio, no? Perché confondono la magia esoterica con la magia burlona. Io faccio la magia dei bambini. Dico, non deve chiamarsi mago, si chiama clown. Dico, ma è uguale. Mago è il termine dei bambini, è il confine che va al di là della realtà, che sconfina nella fantasia. Quindi è tutto, certo. Ecco. Ci sono i maghi buoni, il mago di Oz, tante favole sì, con i maghi sì, buoni. Ma insomma, voi tutti i maghi, ecco, io voglio bene a tutti i maghi, a cominciare da Silvan, che ci si sente. Mi farà la presentazione del mio libro, che ho scritto La mia magia per i bambini del mondo. Bene. Che uscirà tra qualche mese. Molto mi faccio bene. Un gioco! Bene, dai, bene, eh? Dai, dai, sì. Se riesce a fare un gioco di lì... Se riesce a vedere, guardiamo. Sì, sì. Se riesce a vedere. Sì, sì, si riesce. Ecco, qui c'ho un dado, vede? Perfetto. Vedete? Lo metto qua dentro e speriamo che funzioni, che io sono sempre... Ecco, allora, mettiamo qua. Lo vedete? Sì, adesso lo vediamo, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Si sì, conta sì. Fino a tre. Uno, due e tre. Voilà, quella. Guardate. Vedete? È pieno di dadi. Pieno di dadini. Non si è visto. Sì, sì, si è visto. Si è visto... È diventato la magia ha fatto diventare piccolo il monitor, la magia ha fatto diventare piccolo il monitor, però ho capito. Però si è visto molto bene, si è visto molto bene la magia. Allora se riuscite a ingrandire un po' vi faccio quest'altro, che è un po' il classico. Certo, ecco. Vediamo di ingrandire. Allora. Voilà. Così vedete quello, non vedete me, ecco, vedete questo è il libro. Certo. Oh, quante cose che ci sono scritte, li vedete? Certo, sì, no? Sì, li vediamo. Non sì. C'è disegnato niente? No, non c'è disegnato niente. No. Cosa succede? Perché bisogna usare la fantasia, ecco, no? La formula magica è questa, saccala, maccala, iaccala, e poi si apre ancora e guardate. Eccoli qua. No, non è possibile. Però, no, ma cosa c'è? Non sono colorati, è vero. Bianco e nero, brutto. Allora, fate così, tutti prendete una matita, tenetele in mano, fate finta. Io la tengo. E fate così come faccio io. Ecco, ecco fate così, disegnate qua sopra. Ok. Titulate. E ora guardate cosa avete fatto, stupendo, perché me li avete tutti. Fossi stato così bravo a scuola. È un sogno, perché le cose spariscono all'alba. Fossi stato così bravo a scuola, quando invece non andavo per niente bene in disegno, avessi saputo che era così facile... L'avrei fatto a scuola. Ho avuto i miei problemi a scuola. Non ero una cima, anzi. Tre anni mi hanno bocciato, per tre volte di seguito. Io cioè, ero con me.
Io ce l'avevano con lei, ma lei a scuola... Con Ghiglia stai primati 3 anni, perché insomma, prima media, tutte le materie, solo educazione fisica avevo, per cui mi ho messo dai salesiani, è stato destino. Poi, dobbiamo fare il classico, quarta ginnasio, bocciato di nuovo, ripeti, mi facevano ripetere, guardi. Mia mamma era devota a Santa Rita, l'abbiamo ricordata da poco, ecco. Quanti ceri che ha acceso, ecco. Cioè... E poi in prima liceo classico, avevo allora 19 anni, gli altri andavano all'università. E lì poi ho pensato bene, che sono entrato in seminario, poi di lì via. Ho 2 lauree adesso, quindi ho recuperato. Ha imparato a fare le magie. Se l'avesse imparate da più piccolo, magari non ripeteva l'anno. Bisognava imparare lì a fare qualche magia, sicuramente. Fra i personaggi che lei ha incontrato, noi abbiamo detto, Arturo Brachetti, quando era molto giovane, il mago Silvan, che sente ogni tanto, altri maghi ha incontrato, perché poi lei ha frequentato anche i salotti televisivi, non solo... il giro per il mondo. Sì, no, parecchio. Anche perché il fatto che un prete faccia il mago è una cosa anomala e quindi certo. Fa notizia. Io l'ho sfruttata, l'ho sfruttata a fin di bene per i miei progetti, perché a tutti questi bimbi a cui ho regalato un sorriso ho fatto una grande promessa: fare qualcosa di buono per loro. E in effetti con la mia fondazione stiamo aiutando più di 2.000 bambini attualmente nel mondo. Allora mi sono servito anche di tanti altri artisti dello spettacolo, soprattutto maghi. Michele Foresta, il mago Forest. Ho celebrato il suo matrimonio a Venezia, mi ricordo. Ci vogliamo veramente bene. Poi quello l'ha fatto da sacerdote, non è stato un trucco il matrimonio. Sì, ha fatto anche un trucco, un po' del riso. Comunque, il matrimonio era serio, però. Non riuscivo a star serio nemmeno quella volta. Ma anche Raul Cremona, un po' tutti, ecco. Certo. Via. Anche perché noi... il museo della magia a Renasco, quindi ecco. Ho visto delle immagini molto belle. Sono passati tutti quanti di qua e vengono continuamente. Sì. Lei ha conosciuto tutti questi personaggi, ma ha detto per un fine benefico, noi non l'abbiamo ancora detto, ma lei ha fatto prima un'associazione e poi una fondazione proprio. Sì. Perché era il, come l'ho detto, il 96, no? 95, quando ho incontrato Madre Teresa, che ho fatto quel gioco di far apparire dei dollari da un portafoglio sempre vuoto. $500, che mi aveva dato una bimba presso una scuola materna vicino a Como. Aveva raccolto i soldi questa bimba, 4 anni, tra tutti i bimbi, e sapeva che io andavo in India, dice, incontri Madre Teresa, ecco, per i bimbi di Madre Teresa. E io quindi ho fatto questo gioco, gli ho consegnato questi bimbi. Ci siamo trovati dopo e mi ha dato la benedizione. E di lì è partito un po', ecco, nel certo. senso che poi mi faceva da impresario, ma in India, impresario nel senso che 10 giorni, tutti i giorni andavo lì alla messa e dopo ci si incontrava, mi dava un biglietto per i posti dove andare a fare spettacoli, ne aveva tantissimi, le Brosari, no? I paria famosi che nessuno può toccare, ecco, lì erano pieni i suoi istituti, gli avevano certo. dato anche un tempio indù pieno di bambini con un mucchio di problemi certo. e quando sono arrivato in Italia ho creato l'associazione certo. dopo con aiuti di industriali via, ecco, ho molti aiuti anche da persone che mi vogliono bene anche in questo senso, perché sanno dove vanno a finire i soldi, certo. E abbiamo creato una fondazione.
che è molto una bello. Fondazione di lì ogni anno sì, riusciamo a mantenere più di 2.000 bambini, poi con vari progetti, da ospedali, scuole, corsi, ce ne sono stati un'infinità, ecco. Non dico che ho bisogno, suono il campanello e vengono tutti i maghi ad aiutarmi. Sì. Bene, questa è una bella cosa. Non dico nella Chiesa in generale, ma nei Salesiani, perché poi Don Bosco questa strada l'aveva tracciata. Sì. A Don Bosco sarebbe piaciuto avere un mago fra i Salesiani, sicuramente. perché sai che facevo i giochi di prestigio. Io sì. Qui nel mio museo ho la staffa di Don Bosco, è patrono dei prestigiatori dei giocolieri. Certo. E faceva dei giochi stupendi. Io li ho raccolti dalle sue memorie biografiche di quel tempo. Faceva apparire un'anatra viva da una pentola vuota. Spaccava l'orologio, disperato in quegli orologi di una volta, e lo faceva apparire dentro una pagnotta. Cose dell'altro mondo, sembrava. Tant'è che era stato accusato di amicizia con demonio. Certo. Faceva queste opere per quella di Satana. Ed è dovuto andare da un canonico a Chieri a spiegare che erano tutti trucchi. Trucchi, vero? Sì. Certo, certo. Lei sta insegnando a qualcuno i suoi giochi? Sì, qui abbiamo al Museo della Magia, come ho detto, no? Abbiamo una scuola di magia a 380 gradi. Incominciamo dai piccolini, ecco, cui insegniamo le prime nozioni, no? Ecco, abbiamo dei piccoli manuali, cose anche molto semplici. Poi andiamo a dei più avanti, in pratica adolescenti, mi vengono degli esperti molto bravi, dei giochi con le carte, sono anche molto molto bravi adesso questi diventano. E abbiamo anche un corso per i nonni, per insegnare a stare con i nipotini, ecco, no? Per cui insegniamo loro a fare dei giochi, degli effetti, e loro alla sera, ecco, si divertono più di loro con i bambini, ecco. Qualche seminarista c'è che segue questi corsi? Qualche nuovo prete? Sì, ne ho avuti, ecco. Poi alcuni hanno lasciato, altri hanno ancora continuato, però è sempre più difficile, ecco. So che in Europa, in Italia, siamo alcuni. C'è un frate cappuccino, no? Che si fa chiamare frate Magone, è anche molto grosso. Sì. Ah. Poi c'è un altro che è frate Mago, molto bravo, con le carte, che anche lui ha fatto dei giochi anche a Papa Francesco, mamma mia, e lui è riuscito. Certo. E poi ne è mancato uno che era da poco, sempre per questa malattia tremenda, che era nel Veneto. Si chiamava Padre Allegria. Sì. Questo era già un buon segnale, chiamarsi Allegria, almeno da questo punto di vista. Io ho trovato anche delle immagini sue, adesso vedo se riesco a farglielo vedere, di uno spettacolo, credo in Sud America, non lo so, in qualche casa vostra questa. Ah, qui, ecco. Non mi ricordo, deve essere una casa salesiana. Io non mi ricordo nemmeno più bene. No, deve essere una casa salesiana, ma non mi ricordo dove. Senz'altro, lì avevo questi vestiti, io cambiavo costume ogni gioco che facevo, ecco. Certo. Ho preso queste stoffe nei mercati nel mondo e di lì, ecco. Infatti ci sono giochi diversi, adesso vado avanti, in cui poi ecco, aveva vestiti diversi, maglie diverse, qui abbiamo un po' di immagini dappertutto con i bambini. Lei li coinvolge molto i bambini nei suoi spettacoli? Sì, loro devono essere coinvolti perché per loro la partecipazione è fondamentale. No, ecco, sì. E qui non mi ricordo nemmeno dove fossi, vede? Non era una bella scenografia perché... No, guarda qua che costumi, si intravede poi... Facevo l'arabo, mi chiamavo l'arabo, il mago arabo da lì a là. No, e si vedeva da qualche parte, adesso volevo vedere
se si vedeva da qualche parte facevano la traduzione, perché certo, sì, sì. C'era, eccola lì, c'era il marchio, forse lì dietro. Ma qui era Brasile, sa. È Brasile, penso anch'io Brasile, perché la scritta mi sembrava. Bravo, sì, 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 ecco. Mi sembrava Sud America sicuro, ma. Sì, 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 ma è Brasile. Credo in Brasile. Faceva apparire l'orologio che avevo rotto dentro due scatole, lì c'è una scatoletta più piccola, vede, apre certo. Anche quella. E lì dentro trova l'orologio che avevo rotto col martello, tutto quanto. Quindi con un po' di preoccupazione per il proprietario dell'orologio. In alcuni posti nel mondo è stato molto difficile farlo, perché mi hanno minacciato con le lance in una città del Madagascar. Ecco, vede, ha trovato il suo orologio, vede che è contenta, un po' soddisfatta, via. Ecco. C'ho fra i commenti che leggo adesso, questo è quello di un adulto però, che fa una riflessione, dice: il Signore ci chiama in tanti modi, basta saper ascoltare. Grazie Don Silvio per quello che fai per i bambini, è vero? Così basta. Sì, sì, beh, certo, sì, sì. Beh, ma poi ne ho un ricambio notevole, io. Ecco, io questo lo volevo dire, ho lanciato un concorso, perché due giorni fa ho fatto un bel articolo sull'Avvenire. Certo. Ho visto da qualche parte, non ho fatto in tempo a fare lo screenshot, ma mi fa piacere che lo ricordi, perché era di dice, eccolo qua, perfetto, un segno per vincere la paura, un disegno per vincere la paura. Per vincere la paura, cioè un concorso che io ho indetto quando è iniziato il coronavirus, per i bambini, di leggere, perché la lettura mette le ali. E quindi leggere, io pubblico saltuariamente su Facebook la storia dei racconti, e poi soprattutto disegnare queste cose che leggono. E ho fatto un racconto sull'orco nero, ecco, voi lo trovate sul mio sito, sì. Sales.it o museodellamagia.it. Ne ho ogni visto... giorno mi arrivano dei disegni, ne ho più di 200. E a tutti i bambini che mi mandano un disegno su questo tema specifico, regaliamo un ingresso al Museo della Magia quando lo riapriremo prima o poi. Certo, voglio vedere se riesco a scriverlo anche per metterlo in sovraimpressione, perché così almeno www.sales.it, perché questo è il sito che anch'io ho visto. Dovrebbe essere agibile da domani, perché me lo stanno sistemando. Bene. Il museodellamagia.it è uguale, ma mi trova. Sì, sicuramente sì. Un concorso, ecco, e mi stanno arrivando veramente tanti, no? Perché poi io sono sempre di quest'idea che i bambini devono essere coloro che ci danno una speranza per il domani. Certo. E dobbiamo investire assolutamente lì sopra. Certo, senza di loro è un po' difficile. Perché attraverso i bambini io sono riuscito a entrare in tanti posti che diversamente non avrei potuto. Certo. È stato il mio lascia passare. Il fatto di aver fatto divertire i bambini ha commosso i grandi. E certo. Quindi ho spalancato le porte, ecco, a Cuba, in Vietnam, in Somalia, nel nord Uganda, dappertutto dove c'erano le guerre, no? Certo, sì. dove c'è... L'unica cosa, certo, sì, che ha fermato è stato questo coronavirus, purtroppo. Qui è certo. Una che... Eccoli, sono riuscito forse a mettere in sovraimpressione www.sales.it, lo metto lì sopra che si veda bene, in modo che chi vuole andare a vedere, eccolo lì, www.sales.it. Quello è il sito nel quale si può trovare il concorso, e così almeno chi vuole lo vede e va a trovare il concorso. Sulla diretta Facebook c'è. E questo almeno ce l'abbiamo. Per i bambini si può fare molto, i bambini sono anche un veicolo verso gli adulti, poi però, perché il sorriso lo portano in casa. Sì, senz'altro, guardi.
Dicevi, ma i bambini sono i nostri maestri, ecco, dobbiamo convincerci di questo. Ecco. Per i bambini si fanno cose bellissime, ecco, no? E quindi perché no prenderli proprio come modello, come esempio? Io dico, peccato che poi crescono. Qualcuno cresce male anche, però... era Rodari che diceva sì. Questo, ecco. Qualcuno cresce male, ma qualcuno cresce bene, dai. Sì, vabbè. Io penso di non essere mai cresciuto. È la sua non fortuna. Ho avuto mai responsabilità, mia mamma mi ha mai lasciato le chiavi di casa. Sì, io dico così, no? Certo. Sai perché sono diventato mago? Perché mia mamma mi diceva sempre sparisci, sparisci. Poi me l'hanno detto i superiori, ecco, no? Però siamo andati avanti lo stesso. Per fortuna. Mi faccio il gioco che ho fatto a Madre Teresa. Guarda, bene, sono... bene. Spero di poterlo. Lo vedete? Sì, il portafoglio vuoto. Questo ci interessa vuoto. Particolarmente perché vuoto. Di questi vuoto. Tempi è un gioco attuale questo. Sì, no? Poi io lo apro, è sempre vuoto, però lo apro, guardate, a questo punto si copre. Vedete? Certo. È sempre vuoto, no, ancora. Guardate. Ecco. Continua. Sì, sempre, sempre. Ah, ecco. Continua. Ecco, io esce di tutto di quello lì. Che ho fatto, vedete, con questi... Certo. Qua, così, ecco. Loro facevo apparire $100 per volta, ecco, sì, ecco. No. È una magia questa, è chiaro. Certo, certo. Sì. No, è molto bella. Mi scrive anche qui un altro ragazzo che mi chiede, ma tutti possono imparare a fare questi giochi? Io penso di sì. Tutti quanti, ecco, basta la voglia e soprattutto la voglia di leggere, di lasciar perdere un poco le mode comuni, ecco. Essere straordinari alle volte ci porta a seguire un po' di canali diversi, ecco, non seguire troppe le mode, ad avere sempre quella pettinatura, quei vestiti, no? Che poi magari facciamo i capricci per avere, ecco. Ci vuole chiaro un po' una disposizione, ecco. Se uno certo. vuole imparare le cose ci riesce, senz'altro quello. Però tutti quanti possono fare, anche una certa età. La cosa importante è volerlo fare. Mi dice qui, mi scrive una bambina e mi dice: ma perché ci sono poche bambine che fanno le maghe? È meglio così, perché i bambini la magia deve essere un gioco, no? Non deve essere uno spettacolo. Finché gioco, allora va bene. Ma ce ne sono, noi abbiamo nei mondiali anche un concorso per bambini. Sì, sì. Sì. Io ne avevo fatti parecchi, educati anche, no? Poi facevamo sempre una rassegna teatrale, ma poi seguito una scuola, ecco, sì. Certo. Uomini e non donne, mago? No, anche donne, sì, un po' di meno, è chiaro, ma quello in tutto il mondo. Certo, sì, sì. Gli uomini fanno ridere di più, le donne sono più serie. Sono più serie, però sono più carine, no? Da una parte. Cioè, hanno altre doti. Diciamo che noi uomini, se vogliamo fare colpo, dobbiamo far ridere, le donne non ne hanno bisogno. Sì. Ma no, se c'è giapponesi o che, no? Donne giapponesi che fanno i giochi, no? Secondo la loro cultura, stupendo, con i fiori, con un mucchio di materiale. Ecco, a proposito di bambini e bambine, qui un altro bambino mi scrive: ridono di più i bambini o le bambine? Ai. Qui i bambini sono terribili, io lo dico. È vero, io ho mai fatto caso a questo, dovrei farlo, ecco. Però ho fatto a volte spettacolo solo ai bambini e solo alle bambine. Beh, un tempo nei nostri collegi era così, Certo. Io penso che si divertano tutti.
tutti, perché in fin dei conti il bambino, sia maschio che femmina, sia bambino che bambina, è un concentrato di fantasia e di gioco, quello sì. Penso sia equivalente. Forse la bambina è un po' più intelligente, quando è bambina, sì, dei maschi. Forse più intelligente che quando è donna, ma noi non lo diciamo. questo io non lo arrivo a dire. Comunque, no, arrivano prima. Certo, certo. Un'altra cosa mi chiedono qui, questo però non credo sia, anzi non è sicuramente un bambino, è un genitore. Mi dice, la magia altera un po' la nostra percezione della realtà, è così? Cioè, ci fa vedere la realtà in un modo un po' diverso? Meno male. Perché questo genitore dice, se è così, un mago può farci vedere una vita migliore? E uno può anche già incominciare a immaginarsela. Perché no? Ecco, cioè non abbiamo la bacchetta magica per cambiare le situazioni sociali, però abbiamo la bacchetta magica per vivere meglio la nostra vita, la nostra condizione, quella senz'altro, sì. Cioè vivere in pratica come se fosse possibile. Questo certo. Senz'altro, no? Io conosco anche Walter Rolfo, ecco, un altro ragazzo a cui ho insegnato la magia quando era adolescente, lui ne è riconoscente, lo sa benissimo. Adesso è uno dei manager della magia, forse più grandi al mondo, sì. E organizza corsi di felicità. Corsi di felicità e corsi sulla possibilità di essere felice. Perché lui dice, se tu vuoi, puoi esserlo. Ne devi essere convinto. Questa è la più grande magia che dobbiamo compiere, dobbiamo realizzare. Ecco, buttare i remi in barca, abbassare le mani, dice, non ce la faccio. È drammatico. Devi vivere questo momento magico. Anche se trovi delle difficoltà, anche se ti dicono di no. Perché ogni giorno nuovo può essere un giorno nuovo. Questo sì, dobbiamo vivere di questa grande speranza. E io lo dico come mago, ma lo dico anche come prete, perché tutti e due devono portare questo messaggio di risurrezione, di novità di vita, di stupire, di meravigliare, di credere forse all'impossibile. Certo, Lucas, forse avevi qualcosa tu da chiedere? Buonasera, vorrei chiedere, ci potrebbe cortesemente uno dei suoi più famosi giochi di magia? Dei miei più famosi giochi? Ce ne sono tanti. Quello più famoso, no? Perché poi ognuno si chiama Cavaliere di Battaglia. Il gioco dell'orologio. Io mi faccio prestare un orologio, ecco, qualsiasi orologio va bene, no? Lo metto dentro un fazzoletto e poi lo sbatto su un tavolo col martello da dei bambini. Insomma, no? L'orologio distrutto, no? Poi sparisce. Sparisce, ahimè, e poi viene ritrovato dentro delle scatole, una dentro l'altra, sì. Quello forse è il gioco, faccio un pezzo, una commedia magica anche con i bambini, con la persona, no? Ho avuto anche un po' di disavventure, gente che si è disperato, anche uno mi aveva dato un Rolex, non so quanto valore gli aveva regalato. Milioni. Mamma mia, anche perché rompevo sta roba su un caminetto dell'Ottocento, quindi già lì era la cosa. Però poi si è risolto, l'abbiamo ritrovato. Quello forse è il gioco. Ma un po' tutti i giochi, I giochi che faccio i giochi con i bambini. Per me i bambini sono la più grande magia. Senza certo. E ci diceva, siccome lei prima ha parlato anche degli adulti, quindi cominciano a scriverci anche gli adulti e dirci, ma allora noi possiamo essere... Un po' di magia la possiamo mettere nella nostra vita? Come facciamo? Dove impariamo? Beh, ci sono
delle scuole, anche dei, noi abbiamo dei circoli di magia, adesso con questa tremenda pandemia un po' siamo chiusi, siamo trincerati nelle nostre case, no? Però uno può imparare anche dei giochi di prestigio anche molto semplici. Io ho messo su una scuola anche per ragazzi disabili, perché dico, imparare un gioco di magia da parte di una persona e saperlo fare a un altro ti autostima. Certo. Ti dà più coraggio anche nella vita. Per me è stato così, molto timido, il fatto di saper fare questo mi ha dato coraggio, ecco, della vita. Ecco, non è stato solo un backstage, un sipario che si chiude, ma un aprirsi alla vita. Certo. Al di là di questo, poi ecco, la magia più grande è il vivere la nostra vita, quello sì, senz'altro. Ogni giorno è una magia nuova. Certo, allora, per andare verso la conclusione, perché è un'ora che chiacchieriamo tranquillamente, è passata in un baleno quest'ora. Abbiamo traccia del Mago Sales, quindi Don Silvio Mantelli, un po' ovunque, anche nelle trasmissioni, su YouTube, anche in questo incontro che abbiamo fatto noi, ma sta scrivendo un libro. Ne ho finito uno, ho fatto questo, quello lì, questo, tanto che uno c'è già, vedere. Uno c'è già, sì, ma ne arriva un altro. Sì. Certo. Poi ne ho fatto un altro sulla magia per adulti, anche da fare con i bambini, no? Però, ecco. Sono 300 pagine, niente meno, sì? E poi sto ultimando questo, in cui descrivo, ecco, la vita dei bambini che ho incontrato nel mondo, un bimbo cambogiano, un bimbo birmano, un bimbo dell'Uganda, del Brasile, una decina di ragazzi che mi hanno descritto la loro vita, e questo lo faccio anche per confrontarci con la nostra, sì, perché certo. È una cosa molto molto bella, ecco, no? Qualcuno dice che i bambini del mondo sono tutti uguali, ma è così, io sono diversi. Ma sono un po' diversi, senz'altro, guardi, i nostri sono un po' più difficili, ecco. Ecco. Non devono avere una grande cultura, più poveri sono, più sono bambini, ecco, sì. Ma poi si recuperano, no? Ecco, magari all'inizio, no? Perché sono più tecnologici, ok, però quando entrano in questo ordine di idee, ecco, diventano veramente bambini e recuperano la loro voglia di meravigliare, ecco, quello senz'altro, sì. Qual è stato il viaggio che le è rimasto più a cuore tra tutti quanti? Beh, un po' tutti quanti, non so nemmeno quanti ne abbia fatto, penso di avere, ma forse quello fatto in Somalia, senz'altro, come ho detto, in cui io ho fatto questo spettacolo scortato dalle armi, no? Ecco, lì è la zona in cui hanno rapito Silvia, quindi so benissimo tutte le vicende che succedono. Ero scortato da militari su un pick-up, non potevo uscire, ho fatto lo spettacolo tutto recintato, no? E c'erano questi bimbi arabi, no? Praticamente, piccolini della scuola materna con tanti altri. Ecco, questo viaggio non ho visitato molto, ecco, del luogo. La Somalia è un deserto unico, ecco. Però mi è rimasto nel cuore, quello senz'altro, sì. Anche perché riuscire a far ridere quando sei scortato con le armi è difficile, già anche... Ma sì, si era rotto, ecco, proprio questo tremendo cosa così. Poi un po' tutti i viaggi, quelli che vi ho raccontato un po' queste cose, in poche parole. Ecco, nel suo secondo libro, lei l'ha detto, ha scritto... Insegna un po' agli adulti a far ridere i bambini. È un libro che magari gli adulti dovrebbero leggere in questo periodo in cui usciamo dal coronavirus, ma i bambini sono a casa, non hanno la scuola. No, questo senz'altro è un po' molto tecnico anche questo, perché insegno le tecniche come far ridere, perché non basta avere un cuore, ci vuole anche una scuola, no? In tutte le cose. Ecco, qui è un po' in questo senso. La base prima è quella del cuore, ecco. No, e certo. Poi io dico,
quando faccio uno spettacolo all'inizio dico che la fantasia non entri nelle mie mani ma nel mio cuore, ecco. Certo. No, questo lo dicono tanti artisti anche del pianoforte, ecco, che usano le mani, però le mani vengono mosse da un cuore e quindi quella è la cosa principale. Però trovano tantissimi manuali anche molto semplici, sto scrivendo anche un manuale molto più semplice, l'ho scritto, ecco, sì. Certo. Trovate tutto sul sito, ecco, queste. Questo e lo troviamo, lì, noi ce l'abbiamo scritto lì, sempre www.sales.it. La mia email è molto facile, sales@sales.it, quindi non ci si può... Non ci si può sbagliare. I bambini oggi che escono in questa fase 2 del coronavirus li si porta al parco, li si porta in giro, in bicicletta, tutto bene, perché, ma se quando sono a casa impariamo a farli ridere, già se i genitori imparassero a far ridere i loro figli, intanto partiamo da lì. Ma sì, intanto ho incominciato a leggere dei racconti. Il fatto di leggere dei racconti al bambino è una cosa stupenda, perché poi si arricchisce anche il genitore. Quello senz'altro, ecco, queste cose così. Vi faccio vedere anche un altro libro, ecco, questo qui è molto più semplice. Le mille e una magia del mago Sales. Qui parto da un racconto del piccolo mago che vuol diventare, il piccolo bimbo vuol diventare mago. Sono 12 capitoli in cui spiego dei giochi anche molto semplici, realizzabili, che potete fare nelle vostre famiglie. Ecco. In pratica però è esaurito, però io ne ho prese dalla casa editrice un mucchio di copie. Se mi scrivete con email io ve lo mando a casa, questo ben volentieri. Molto, 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 molto bene. Allora, io direi che ci siamo fatti la nostra oretta di chiacchierata. C'è Lucas che però ha ancora qualcosa da chiedere. Dai. Vorrei chiedere, ma qual è il messaggio che le ha lasciato Madre Teresa per noi bambini? Ah, sì, ecco. È quello di dire che voi siete la parte più bella dell'umanità. Io mi ricordo quei bambini pieni di problemi che ho visto in un tempio indù, no? Con malformazioni, ecco, che lei li teneva come il tesoro della terra. Lei mi ha detto quello, un bambino è la ricchezza del cielo e il tesoro della terra. Se tu salvi un bimbo, aiuti un pezzo di cielo a illuminare il mondo. Questo è il messaggio che mi ha dato. E io l'ho preso come slogan in tutta la mia vita, sì. Direi che non siete c'è... importanti e voi altri, siete fondamentali, guardate. Io penso che se di Dio esiste senz'altro, l'immagine di Dio è quella di un bambino. Quello fuori di dubbio, fuori di dubbio. La scomunicheranno per questo, perché Dio lo vanno sempre a vedere con la barba, i capelli bianchi, immaginarlo. Beh, però nella Saranno le sorprese nel paradiso, guarda. Certo, a Natale noi lo vediamo bambino comunque. Sì, è un grande desiderio di un Dio che vuol farsi bambino. Natale. Certo. Ma quando, magari adesso lo immaginiamo così, quando lo vedremo, vedremo che è un bambino e avrà molto da insegnarci, come ci ha insegnato lei. È stata una bellissima chiacchierata, grazie. Io la ringrazio. Io credo che ci risentiremo ancora. Non perché io ho tante cose da raccontare. Via. E quando ci risentiamo, vedremo di risentirci con qualche suo collega o di rivederci, come diceva lei, i tre re di Castellamonte, che sa che c'è, ma non ha mai mangiato lì. Ci troviamo lì per una cena e vediamo se riusciamo a portare il canavesano Arturo Bracchetti, così magari riusciamo a fare. Grazie a Felicia e buona grazie a domenica Luca. E buona festa di Maria Ausiliatrice domani, certo. Grazie, da Salesiano non poteva non ricordarselo. 4 maggio. Certo. La mia mamma mi portava sempre, guardi. Certo. Grazie mille, grazie per questa splendida serata. Buonasera. Buonasera, ecco, stiamo allegri. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Qui chiudo.